terzo premio, un altro autore che conosco molto bene, si chiama Christian Zanon, anche questo uno che lavora a giro per il mondo, un uomo di cultura pieno di amore per la sua terra e che riempie di storie anche umane, cattoliche, perché lui è un grande cattolico, la vita di tante persone che leggano i suoi libri. Christian Zanon, motivazione, fondamentalismi, le chiavi psicologiche per capire l'integralismo religioso. L'autore in questa sua riflessione generale ci offre con capillare verità e accuratezza di intenti i molteplici motivi di ogni fondamentalismo, senza per questo diventare fonte di disagio e di morte. Ecco. Grazie ad Amir Khalidi per questo premio, alla giuria, a tutte le persone che sono qui oggi presenti. Io 3 anni fa avevo avuto l'occasione di stare qui, avevo vinto un primo premio per un altro libro che ha portato bene, perché è stato tradotto in 5 lingue e pare che l'abbia detto anche il Papa Francesco, ed è una lotta, un libro che tratta di un tema molto particolare che è l'aborto. Questo libro nuovo invece parla del fondamentalismo religioso e esprime come il fondamentalismo non è caratteristico di una determinata religione. Molti pensano subito all'Islam, assolutamente no, ma è caratteristico di ogni religione quando non vi è un ragionamento. E in un'Italia che sta crescendo soprattutto con tanti immigrati, oggi è importante anche fare in modo che il fondamentalismo non prenda piede. Grazie. Bene, ecco, Zanon, grazie della tua partecipazione, anche te sei un grande della letteratura. Complimenti, arrivederci.